Ora ci concentriamo sulla coppia, straordinaria coppia, sono i campioni del mondo 2012, 2011, 2009, 2008, andando a ritroso. Loro hanno vinto l'argento nel 2011, l'argento nel 2010, il bronzo nel 2007. Questo è il loro nono mondiale, argento all'europeo. Pronti per seguire Aliona Savchenko, Robin Salkovic. Bellissimo, enorme triplo flip lanciato. Un pochettino sporco l'arrivo di lei, comunque nell'area positiva. Spirale con cambio di mano anche per loro. Sottola in parallelo, buonissimo uso. Un po' perso qua. Recuperato, ok. Serie di passi a cerchio, penso gli unici ad eseguirla. Il sollevamento copre tutto il ghiaccio. Buon programma. Straordinari, veramente sono sempre straordinari da seguire. Sono i campioni del mondo in carica, Aliona Savchenko, Robin Salkovic. Io li guardo, perché quando facciamo così sempre, guardiamo i vostri volti, perché poi da lì capiamo se è andato tutto benissimo o c'è qualcosa che non va. Loro sembra un po' che stiano dicendo qualcosa poteva andare meglio, è la sensazione che ho, è giusto ma o sbagliata? Io li vedo come se stessero andando un pochettino in riserva, dico la verità, potrebbero fare molto di più, è solo che hanno deciso quest'anno di giocare un pochettino in sicurezza. Tanto ricordiamo, non hanno partecipato al secondo Grand Prix, quindi hanno mancato la finale di Grand Prix. Stiamo parlando di livelli assoluti. È ovvio, questo è un livello stratosferico, parliamo di pretendenti all'oro. Rispetto alla coppia russa mancano un po' di potenza, direi. Forse poi la coppia russa ha motivazioni, sono anche una coppia di più giovane formazione, loro sono veramente straordinari, insomma, lo ricordiamo, questo è il nono mondiale per loro e io li trovo fantastici. Hanno cambiato i costumi, quei costumi Technicolor d'inizio stagione alla fine li hanno abbandonati. Erano stati molto criticati, sì. Anche se sono da ammirare, perché comunque è una coppia molto coraggiosa in questo senso, anche perché comunque se lo possono permettere. E più di una volta lei si è presentata con dei costumi molto vistosi, molto colorati, da ricordare anche la Pantera Rosa. Era bellissima, questa tutina che tuttora un sacco di gente continua a utilizzarla. Con la quale hanno vinto l'oro a Mosca nel 2011.
poi lei è una persona straordinaria, veramente. Sono una bellissima coppia dentro e fuori del ghiaccio. Sono molto calmi, li vedi anche nel pullman a mangiare, molto sulle loro. Molto timidi. Sì, direi di sì, proprio timidi. Ecco, intanto vediamo il sollevamento. Intanto io, mentre noi stiamo guardando i replay, vi racconto cosa sta succedendo sul ghiaccio, perché sul ghiaccio ci sono già Stefania, Berton, Ondra, Otarek. Stanno prendendo le ultime sensazioni. Adesso c'è Ondra che si avvicina a Stefania, si stanno parlando mano nella mano, si portano al centro della pista e si avvicinano adesso verso Franca Bianconi, la loro allenatrice, mentre intanto la coppia tedesca sta aspettando il loro punteggio, che è un punteggio ovviamente straordinario, il season best 73-47, 39-27 per i technical elements e 34-20 per i components. Forse si aspettavano qualcosa di più, probabilmente. Ma intanto, mentre i tedeschi sono ancora al kiss and cry, a così un po' anche penso ad analizzare il loro punteggio, anche se hanno avuto un livello 4 su tutti gli elementi, quindi davvero straordinari.